Ciao a tutti! Oggi siamo qui per parlare di una questione importante, la vendita di case ereditate. Se vi trovate in questa situazione, capisco quanto possa essere complicato. Quindi, in questo video vi darò alcuni consigli pratici per rendere questo processo più facile da affrontare. Esploreremo insieme, passo dopo passo, tutto ciò che dovete sapere sulla vendita di una casa ereditata. Discuteremo di argomenti come la valutazione della proprietà, le questioni legali da risolvere e come ottenere il massimo valore dalla vendita della casa che avete ereditato. Se siete interessati a imparare di più su come gestire una casa ereditata, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video su questi argomenti. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo questa guida alla vendita di case in eredità. Buona visione! Sono Moira Quartieri, titolare insieme a mio marito dell'agenzia immobiliare Belfiore di Pontedera. Molte persone si trovano nella situazione di ereditare una casa e la domanda che spesso mi viene posta è possibile venderla? La mia risposta è sì, ma ci sono alcune considerazioni e documenti importanti da tenere presenti. Primo punto, i documenti necessari e il ruolo del notaio. Per iniziare il processo di vendita di una casa ereditata è fondamentale presentare l'atto di successione. Si tratta di un documento fiscale che deve essere redatto entro 12 mesi dalla scomparsa del defunto. Questo atto viene consegnato all'Agenzia delle Entrate e serve per calcolare le imposte di successione. È fondamentale anche per certificare la provenienza del bene e stabilire il diritto di proprietà del venditore, un requisito indispensabile per la vendita della vostra casa ereditata. Nonostante la dichiarazione di successione non richieda obbligatoriamente l'intervento di un notaio, il mio consiglio è quello di rivolgersi sempre a un professionista per evitare errori e assicurarsi che tutti i passaggi siano svolti correttamente. Il notaio può anche consigliare la trascrizione della tacita eredità, un ulteriore documento necessario per la vendita. Punto 2. Trascrizione della tacita eredità. La trascrizione della tacita eredità diventa fondamentale quando si vuole vendere una casa ereditata. Attesta la legittimità dell'eredità, poiché non è sufficiente essere parenti del defunto per essere definiti eredi. Questa trascrizione è obbligatoria per rendere efficaci le successive transizioni, comprese le vendite. Attenzione! Mentre la dichiarazione di successione è di natura fiscale, la trascrizione della tacita eredità è un atto pubblico che viene registrato nei registri immobiliari, conferendo una base legale alla transazione. Punto 3. Presenza di più eredi. Se la casa viene legittimamente ereditata da più di una persona, la situazione può diventare un pochino più complessa. Se tutti gli eredi sono d'accordo sulla vendita, è sufficiente presentare i documenti menzionati in precedenza. Tuttavia, se gli eredi non sono concordi, potrebbe essere necessaria una divisione giudiziale dell'immobile. In caso di impossibilità di frazionare la casa in unità autonome, il giudice può disporre la vendita dell'intero immobile, seguita dalla liquidazione dei proventi tra gli eredi proporzionalmente alle loro quote di proprietà. Punto 4. Vendita e il ruolo dell'agenzia immobiliare Belfiore. I nostri agenti immobiliari hanno un ruolo chiave nello svolgere tutto il processo della vendita di case ereditate. Ecco come affrontiamo questo particolare tipo di compravendita. Punto 1. Valutazione della proprietà. Valutiamo accuratamente la casa ereditata, considerando posizione, condizioni e dinamiche di mercato locale per stabilire un prezzo di vendita competitivo. Punto 2. Conoscenza del mercato. Con la nostra trentennale esperienza siamo ben informati sul mercato immobiliare e possiamo dare i consigli corretti sul prezzo, individuare le tendenze del mercato e suggerire le giuste strategie di vendita. Punto 3. Gestione della documentazione. Guidiamo e accompagniamo gli eredi nel processo di preparazione dei documenti, assicurando la conformità degli atti alle leggi vigenti. Punto
4. Networking e marketing. Grazie al nostro ampio network e competenze di marketing, noi riusciamo a promuovere la vendita della casa in modo efficace e con ottimi risultati. Punto 5. Negoziazione. Gestiamo la trattativa con acquirenti ottenendo il miglior prezzo di vendita possibile. Adesso siamo arrivati all'ultimo punto, ma uno dei più importanti, la gestione dei rapporti tra gli eredi. Svolgiamo un ruolo fondamentale nella gestione della relazione tra gli eredi. Essendo consapevoli che spesso gli eredi sono più di una persona, ci impegniamo a facilitare il consenso su tutte le decisioni, garantendo un flusso armonioso del processo di vendita. Se vi trovate a dover vendere una casa ereditata con più eredi, potete contare sull'agenzia immobiliare Belfiore per gestire in modo trasparente e collaborativo tutti gli aspetti e le fasi del processo. La nostra attenzione alle relazioni tra gli eredi contribuirà a un'esperienza di vendita senza intoppi e all'ottenimento dei migliori risultati. In conclusione, la vendita di una casa ereditata è possibile, ma è cruciale seguire una procedura accurata e avere tutti i documenti necessari. Rivolgersi a professionisti seri e preparati può sicuramente facilitare il processo e garantire la correttezza dell'intera transazione. Io e i miei colleghi siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande e assistervi in ogni fase di questo importante passo. Grazie per la vostra attenzione e buona vendita.